Rialzati, benvenuti o bentornati. Oggi parleremo dei finiti e bocciati. Questa è una tipologia di video che piace tantissimo, uno di quei video abbastanza utili dove si possono scoprire dei prodotti, non solo di make-up ma del beauty in generale, quindi prodotti per la cura dei capelli, della pelle, del viso, del corpo, prodotti make-up, quindi beauty a 360 gradi. Allora, prima di iniziare, è una cosa che io non dico mai all'inizio del video, ovvero di iscrivervi al canale, è completamente gratuito, e di interagire anche con il video, soprattutto se vi piace questa tipologia di video. Allora, io inizierei, c'è un bel po' di cose, non lo faccio da un po', quindi ho accumulato veramente tanta roba e dovevo farlo questo video, devo smaltire. Andiamo subito al succo della questione. Allora, inizierei con i capelli. Partirei da questo shampoo del brand Fructis. Vi ho, se non sbaglio, parlato di quello alla banana, man mano girandoli sto provando praticamente tutti. Questo qui è per capelli sottili, sia io che mio marito ci abbiamo i capelli super sottili, quindi mi sono detta vabbè, proviamolo, vediamo. Non mi è piaciuto, a parte l'odore d'anguria che è spaziale, insomma dovrebbe rivitalizzare il capello, io non ho visto chissà che cosa. Vi dico la verità, non mi fa proprio impazzire, forse anche perché abbiamo, sia io che mio marito, i capelli decolorati, di conseguenza quella alla banana, che è il nutriente, insomma ci piace un'anticchia di più, ecco, mettiamola così. Poi, altro prodotto che vado velocemente, questo qui ve l'ho menzionato più volte nei miei video, sapete che è uno dei miei balsami preferiti, continuo a ricomprarlo e ricomprarlo quando io non so cosa acquistare o comunque sia non ho il tempo di ricercare magari il balsamo adatto alla mia tipologia di capello, vado sempre alla fine a ripescare questo qua, l'ultra dolce con latte di vaniglia e polpa di papaya. È uno dei pochi, insomma, che districa sul serio il capello, ottimo inci, top. Altro top, ormai lo sapete, il Sunsilk, questo qui è con cocco e aloe vera e va messo in poche parole per un minuto, anche se adesso sto provando un qualcosa di molto più rapido, lo vedrete più avanti, molto probabilmente al prossimo finito e bocciati, perché ogni volta che lavo i capelli lo uso e sto diventando dipendente. Questo è per capelli secchi, nutre senza appesantire, è vero, fa un ottimo lavoro, appunto in un minuto è come se avesse messo una maschera e tenuta su 10 minuti, stessa cosa in un minuto. Poi altro balsamo, questo qua è di Frank Provo, mi è piaciuto, ma seriamente mi è piaciuto, strano, di solito quando provo un balsamo nuovo non mi piace mai. L'avete visto nei video precedenti, tutti i balsami che sono andata a comprare, anche quelli della Fructis, per esempio quello alla banana, che non mi è piaciuto, insomma è raro che io vada a comprare un balsamo e mi piace. Questo mi è durato un bel po', è da 750 ml, ha un odore molto delicato, però è fruttato, è molto molto piacevole, però non è troppo aggressivo e delicato e mi piace perché districa davvero tanto, e poi anche per una questione quantità prezzo è abbastanza conveniente, perché 750 ml vi dura tre volte questo, e se non sbaglio l'ho preso anche in sconto sui 3-4 euro, non di più, e quindi, cioè, se proprio dobbiamo fare un paragone qualità-prezzo, questo qui forse conviene, perché appunto vi dura una vita, in poche parole. Poi andiamo avanti, qui c'è un altro prodotto. Allora, se avete visto il video sui prodotti Freshly che ho fatto un video proprio dedicato ai prodotti Freshly, già sapete che questo detergente alla rosa mi piace tantissimo. Se non sbaglio è adatto a tutti i tipi di pelle, però vi dico la verità, cioè non lo so, forse su pelle grassa
grassa se può andare bene, proprio grassa grassa. Io ho una pelle mista e a me non ha dato nessun problema nelle mie zone più grasse come il naso, il mento e la fronte. È molto idratante, è uno di quei detergenti che ha provato anche mio marito, che ha una pelle secca e a cui subito dopo la detersione non tira la pelle. Io l'ho usato per tutto il periodo anche più freddo, e dico, cioè anche nei mesi appunto più freddi, dove questa zona qui, se utilizzo dei detergenti un po' più aggressivi, la pelle mi tira, e io non ho avuto nessun problema. A me piace tantissimo, super consigliato, non so il prezzo sinceramente, però ottimo, davvero ottimo, ve lo consiglio questo qui. Anche se avete comunque una pelle sensibile, secondo me questo va bene. Poi, allora, strisce depilatorie Licia. Pelli sensibili, dolcemente liscia a lungo, perfetto. Raga, io non ho molta peluria da eliminare, cioè nel senso faccio i baffetti, ma è principalmente appunto peluria la mia. Non ho proprio quel pelo, come dire, super presente, quindi cioè non è che devo eliminare chissà che cosa. Ho anche una pelle abbastanza delicata che si arrossa in fretta, quindi mi sono detta, prendo questo per peli sensibili. Non tirano un tubo però, cioè. Dico, va bene che devi essere delicato, ma devi essere delicato, ma devi fare il tuo lavoro. Cioè, io ne devo usare almeno due per eliminare la maggior parte della peluria. Perché poi mi andavo a mettere qui davanti alla ring light con lo specchio e a togliere magari quei peletti un po' più evidenti con la pinzetta. Quindi io ho detto tutto. Cioè, io. A meno che proprio non avete la pelle super sensibile, che cioè, quindi io non ve li consiglio. Se poi voi vi trovate bene con queste qua, c'è buon per voi. Però fatemi sapere, dico, cioè io veramente non le ricomprerò, è sicuro. Poi, allora, ho terminato il contorno occhi, questo qua di Detox Skin Food. È un contorno occhi abbastanza leggero, che in quest'ultimo periodo, in poche parole, forse era troppo poco. L'ho promosso questo qui, però l'ho promosso in un periodo caldo, anche perché voi sapete che appunto d'estate la mia pelle tende ad essere molto più grassa rispetto a quello che è d'inverno. E di conseguenza anche il contorno occhi è meno secco e questo qua bastava, avanzava, insomma non avevo il contorno occhi segnato, secco eccetera. In questi mesi in cui le temperature si sono abbassate, forse era un po' pochetto, infatti devo essere sincera. Con il siero, questo qua di Freshly, sono riuscita a mantenere comunque un'idratazione un po' più alta, altrimenti ero solo col contorno occhi fregata proprio. Comunque non avete un contorno occhi tanto segnato, è ottimo. Altrimenti in pieno inverno e avete il contorno occhi segnato, no. Poi, nel frangente, appunto, soprattutto la sera, andavo a mettere questo qua che ho terminato anche. Questo qua è un contorno occhi con avocado del brand London Botanical. Anche questo qua molto idratante. Questo qua invece è molto più idratante rispetto a quello. E anche questo qua, in poche parole, schiacciato, finito, terminato, andato. Mi dispiace tantissimo. Vi dico la verità, ne ho acquistato un altro, però già sono alla ricerca di un altro contorno occhi. Quindi, spoiler. Poi, altro prodotto finito, Rituals. Dunque, questo qui è un olio doccia nutriente. La profumazione è paradisiaca praticamente. Mi sono innamorata della profumazione, l'olio in questione è abbastanza nutriente, però vi dico la verità, non è l'olio doccia più nutriente al mondo. È bellissimo per la profumazione che vi resta comunque addosso, però a livello di
nutrimento della pelle, ecco, non è il massimo, e soprattutto se devo valutare una questione qualità-prezzo, non so se, insomma, lo ricomprerei, vi dico la verità. Poi continuiamo con la skincare. Allora, ho fatto delle maschere. Non vorrei che ci sia ancora del siero qua dentro, faccio un pasticcio. Dunque, una di queste è questa qui di Sephora. Questa al cocco. Queste maschere di Sephora mi piacciono tantissimo. Sono molto idratanti, hanno un ottimo INCI. Molto probabilmente, allora ne ho altre, sempre di Sephora, però molto probabilmente questa al cocco, quando andrò, le prenderò perché sono ottime. Oppure quando, ad esempio, se ci saranno delle promo tipo 3x2, alcune volte Sephora fa di queste promo 3x2 sulle maschere, e insomma approfittatene perché queste qua sono veramente nutrienti da fare, diciamo, nel quotidiano, ecco, per dare quel booster di idratazione in più. Ottime. Dunque, altra maschera che ho fatto sempre di Sephora, forse qui c'è ancora del prodottino del siero, non lo so. Allora, queste qua sono invece delle maschere contorno occhi. Queste sono al melograno, se non sbaglio. Sì. E dunque, mi piacciono anche queste qua. Queste qua sono defaticanti, se non sbaglio. Sì. E dicono anti occhiaie, ma io sono disperata con le occhiaie, quindi cioè, le sto provando tutte seriamente. Forse se magari se iniziassi a utilizzare prodotti, perché il siero, per esempio, è contro le occhiaie, e sì, un po' mi ha schiarito questa zona qua, ma qui proprio non c'è verso. E dovrei, secondo me, associare anche una crema che sia appunto alla caffeina, qualcosa che stimoli la zona, e essere costante appunto anche con queste maschere. Forse riuscirei a migliorare la situazione, forse, non lo so. Penso che alle mie forse non c'è nessuna speranza. Poi, per una settimana circa, sono andata un po' in down, con la mia skincare. Mi sono detta, ok, faccio dei patch per togliere i punti neri. Mi vedevo con la pelle troppo impura, e soprattutto sul naso. Allora, ho pubblicato un video su TikTok dove faccio vedere tutti gli step, perché che sono divisi in tre step. Sono i Pig Clear di Olicolica, per i punti neri, appunto, suddivisi in tre step. Quindi c'è il primo, il secondo e il terzo. Siamo anche dal presupposto che è tutto scritto in coreano. Io ancora il coreano non lo so. Magari fra una decina d'anni lo imparerò, questo non lo so, però dalle immagini che ci sono qui dice di tenere il primo step 15-20 minuti, il secondo 10-15 minuti e poi di mettere il patch successivo. Ci sono anche i colori, in effetti il primo era il bianco, il secondo era rosa e il terzo era sempre trasparente. Dunque. Allora, il primo, in poche parole, il primo patch è un patch imbevuto. Di cosa non lo so, però bisognava tenerlo un quarto d'ora, minimo, e l'ho tenuto un quarto d'ora, fin qua ci siamo. Poi ho messo il secondo patch, che è come i patch normali che voi comprate appunto per i punti neri, in parole povere. Cioè, il primo patch vi bagna il naso, il secondo s'attacca. Vabbè, 15 minuti il primo, 15 minuti il secondo, ho perso mezz'ora della mia vita. Eliminare cosa? Tre punti neri, giuro, tre punti neri in croce. Cioè, io non lo so, io me ne vedo 50 miliardi. Va bene che non sono molto evidenti, perché ok che non ho fatto chissà quale skincare questa settimana, cioè, ma non sono nemmeno una che non si lava la faccia, cioè, intendiamoci. Però, cioè, tu, 40 minuti della mia vita. Tu con 40 minuti e tre patch non è che mi puoi togliere tre punti neri, cioè non ci siamo. E poi il terzo step era un patch imbevuto per lenire la parte, idratarla, un po' come appunto una maschera in tessuto.
lo so, non lo so, anche perché sto patch costa circa 2-3 euro, cioè uno, cioè un'applicazione 2-3 euro, no, raga, no, cioè non ve lo consiglio. Io ce l'avevo listipato, stavo su un sito coreano, mi ispirava un sacco sta cosa, ho detto vabbè, prima o poi lo proverò e prima o poi lo proverò, cioè poi appunto mi sono detta favolo, famo sto video, però cioè no, no, no. Dunque andiamo avanti, se mi seguite su Instagram, se mi seguite su TikTok già lo sapete, in ogni caso vi lascio il link giù, ho finito il mio amato fondente di L'Oreal, L'Age Perfect. Mi duole il cuore, era uno di quei fondotinta che mi faceva quella pelle bella, bella, luminosa, rimpolpata. Sembrava avermi tolto 10 anni della mia vita. Che mi servono questi 10 anni, cavolo. Cioè, è terminato, è finito. Completamente andato. Rivorrei questo fondotinta, lo rivorrei, sì, vorrei riacquistarlo, ma non si trova da nessuna parte, su Amazon sono rimaste solo le colorazioni scurissime e già la 130 è abbastanza scura per me, veramente molto 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 bello, sulle pelli mature questo è... Anche se avete una pelle secca e voi riuscite a trovarlo, io me lo auguro per voi che ancora si riescano a trovare magari alcune colorazioni che magari a voi, non lo so, siete mediterranee, ecco, riuscite a trovare la vostra colorazione, accattatelo, accaparratevelo, cioè fatevi anche la scorta. Io direi di andare alla ricerca. Ultimo prodotto. Finito il Glow Mist di Pixi. Sapete che l'ho amato, l'ho usato principalmente lo scorso inverno e l'ho terminato appunto questo inverno nel periodo un po' più freddo, perché è un glow mist appunto, di conseguenza se avete una pelle grassa non va bene per voi, se avete una pelle mista e con zone magari che si seccano, come la mia, per esempio, nel periodo invernale, va benissimo. A parte il fatto che amalgama benissimo i vari strati di polvere, cioè proprio li fonde bene fra di loro, e oltre a questo, appunto, vi dà quell'effetto luminoso, di pelle proprio luminosa, radiosa, cioè è molto bella come mist, però appunto se avete la pelle grassa tende a farvi buttare parecchio sebo, quindi... In quel caso direi di no. Infatti d'estate io lo skippavo alla grande, andavo di Urban Decay proprio perché avendo d'estate queste zone molto più grasse, preferisco settare con setting spray che sono un po' più efficaci e che fissano bene il make-up e non fanno spostare ad esempio il fondotinta dalle zone che vanno a produrre un po' più di sebo. Nulla, vi ho parlato di un bel po' di prodotti. Il video finisce qui. Come sempre, io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui. Vuol dire che il video è interessante, che vi fidate di ciò che vi dico. Io spero di esservi appunto stata utile con quest'ultimo video dei finiti e bocciati. Vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!